Archiviata la stagione 2006, Stop & Go prosegue la sua programmazione televisiva con degli speciali dedicati ad hoc. Oggi vi proponiamo la promo motosport dei fratelli Davano. Andiamo a scovare il team dei fratelli Davano. Arrivati, andiamo a citofonare. Stop & Go. Ecco Salvatore Tavano, team manager del Promoto Sport. Ciao. Ciao. Il bilancio è sicuramente positivo dell'annata 2006 in quanto Promoto Sport. Prendevano parte allo stesso campionato anche delle Lola B2002 più nuove delle 99 che abbiamo usato noi, però comunque erano regolarmente iscritte, regolarmente in corso come noi, quindi effettivamente abbiamo fatto secondi in campionato con Davide Di Benedetto per quanto riguarda la classifica piloti e secondi con Promoto Sport per quanto riguarda la classifica team, quindi non abbiamo vinto, ma sicuramente una stagione positiva. Nel 2007 si cambia decisamente musica. Prenderemo parte al campionato di Formula International Master con due macchine, con il chiaro obiettivo e intento di essere competitivi sin da subito. Sappiamo già i nomi dei piloti? Uno sì, Marcello Polisi. Che campionato sarà la International Formula Master, questa nuova realtà, ricordiamolo, organizzata e gestita dalla N Technology, quindi comunque una garanzia? Beh, sicuramente una garanzia, l'hai appena finito di dire, perché N Technology comunque è un marchio che ha una storia, che ha dei risultati alle spalle, quindi sicuramente giova a loro favore l'importanza del marchio e la credibilità che hanno. Un campionato sicuramente importante che vedrà l'avvento di team importantissimi e con una storia blasonata alle spalle, di piloti altrettanto veloci e soprattutto una copertura mediatica notevole, vista la presenza di Eurosport, la presenza delle case costruttrici, visto che comunque all'interno dello stesso weekend si disputa il Mondiale Turismo, che appunto avranno da tenere sott'occhio i giovani che si distingueranno nella categoria Formula. Previsioni sul numero delle monoposto sulle griglie appunto dalla prossima primavera? Visto l'interesse di team prioritari di assoluto rilievo verso la categoria, visto l'interesse di parecchi piloti, ti dico che sicuramente non avranno difficoltà a schierare una trentina di monoposto. Sarà un'altra stagione a doppia mandata o cosa? Beh, sicuramente l'anno scorso ci siamo cimentati anche nel campionato italiano Formula Azzurra, è un impegno che ci siamo presi sin dall'anno scorso, siamo stati competitivi sin dall'inizio e avremmo intenzione di comunque continuare su quella strada lì, quindi teoricamente dovremmo essere impegnati sia sul Formula International Master che sul Formula Azzurra. Bene, a questo punto approfondiamo allora il discorso della Formula Azzurra, senza dimenticare che, vuoi o non vuoi, siete campionati lì. Beh, lì è una parola grossa, purtroppo un cavillo regolamentare ci ha privato del titolo a tutti gli effetti, in quanto il pilota che ha vinto il campionato non ha preso parte a tutti gli eventi dello stesso, motivo per cui era ben specificato sul regolamento sportivo, in questo caso non, anche quando avrebbe finito in classifica primo, come in effetti è stato per il nostro pilotino. Parliamo di Ignazio Beluardo. Di Ignazio Beluardo, esatto. Non avrebbe avuto l'ufficialità del campionato, quindi della vittoria ottenuta. Ripeto, un cavillo regolamentare che comunque non ci fa dimenticare le soddisfazioni che ci siamo presi durante questo primo anno di attività a Formula Azzurra. Promoto Sport induce fortemente anche con un altro siciliano doc. Di chi parliamo? Beh, più di uno. Direi Michele Lenzo per quanto riguarda Formula Azzurra, che anche lui al primo anno di attività sulle monoposto si è distinto alla grande. E l'altro comunque siciliano che ci ha accompagnato in questo anno 2006 è stato Davide Di Benedetto, che è appunto il pilota con cui abbiamo concluso i secondi nel campionato di Formula 3000. Ci ha dato anche
la gioia e la felicità di vincere una gara per noi è cosa non facile, perché comunque siamo un campionato assolutamente competitivo. Andiamo a sentire i vari ingegneri, i vari meccanici, accompagnano. Con Rocco Berardi, direttore tecnico della Promotosport, analizziamo quindi le stagioni, o meglio la stagione sia di Formula Azzurra che di Formula 3000 Master a livello tecnico. Rocco, come sono andate le cose quest'anno? No, sono andate benissimo, appunto, parlando di Formula Azzurra siamo tolti grosse soddisfazioni. Il pilota più meritevole quest'anno e quello invece a cui tireresti un po' le orecchie? Nessuno mi tira le orecchie, tutti meritevoli, cerchiamo di confermarci. A Simone Allevi, capo macchina questa stagione di Michele Lenz della Formula Azzurra, chiediamo invece un'altra curiosità che vogliamo far togliere ai nostri telespettatori. Come si svolge il frenetico weekend di un meccanico sul campo di gara? Quest'anno siamo andati abbastanza bene, invece per lui era la prima stagione di macchina del corso. Mentre invece la giornata, o meglio la settimana agonistica sportiva del weekend di gara di Simone Allevi, comincia ben prima di quelli più ufficiali. Comincia, si parte di solito il giovedì mattina, deve essere tutto perfetto, tutti pronti, sperando sempre che tutto funziona bene, perché può sempre succedere di tutto. Team, pilota, macchina. È un lavoro di squadra? È un lavoro di squadra, sì. Deve sincronizzare tutto insieme, sia il pilota che la squadra, i meccanici. Questi sono gli ingredienti principali che servono per poter fare una buona stagione. E dare un'immagine vincente. Vincente al team della Promotosport. Di Benedetto, vice campione della Formula 3000 Master, Ignazio Belluardo, diciamo campione tra virgolette della Formula Azzurra. Abbiamo già analizzato anche la stagione dell'altro portacolori nella Formula Azzurra, parliamo di Michele Lenzo, ma nella Promotosport si sono messi in luce anche altri due tuoi piloti, parliamo di Marcello Puglisi e Giovanni Tedeschi. Salvatore. Beh, per quanto riguarda Giovanni, devo dire che quando è arrivato da noi era un ragazzo che insomma aveva perso un attimino di fiducia per via delle stagioni precedenti, ma ha fatto una stagione assolutamente costante, addirittura è contornata da un paio di podi, quindi direi che ha riacquistato la fiducia che è indispensabile per un pilota di quei livelli lì, come reputo Giovanni, quindi è sicuramente positivo per quanto riguarda quest'ultimo punto. Per quanto riguarda Marcello Puglisi, devo dire che è un pilota sul quale abbiamo creduto e continuiamo a credere, infatti l'anno prossimo sarà uno dei nostri due alfieri nel campionato di Formula International Master. Abbiamo già iniziato un lavoro invernale di preparazione all'anno futuro, speriamo di essere, come dicevo prima, competitivi sull'inizio. Io ho la massima fiducia nel team in quanto loro sono professionali e sicuramente cercherò di fare il mio meglio e lottare per la vittoria. Cosa si aspetta Marcello Puglisi dal futuro, visto che comunque correrete nel contesto del Mondiale Turismo, il WTCC? La possibilità di andare a correre il Mondiale Turismo certo mi affascina, anche perché il contesto delle gare dell'anno prossimo sarà il contesto mondiale, e per cui andare a correre insieme al WTCC potrebbe mettermi in luce per qualche team appunto nel WTCC. Abbandoni quindi il sogno, il grande sogno del Circus di F1? Abbandonarlo per correre nel Mondiale WTCC lo posso abbandonare anche volentieri. Sul primo gradino del podio dei ringraziamenti per la stagione 2006, Salvatore Davano, chi ci mette su? Beh, sicuramente mio fratello Davide, che alla fine ha avuto il comando della squadra, il senso operativo in pista, di quanto io sono stato impegnato con la Formula nel Mondiale Turismo, e tra l'altro era concomitante alla Formula 3000 International Master, quindi un ringraziamento particolare a mio fratello che si è occupato della squadra in maniera egregia e ha portato a casa dei risultati comunque faticati e senza dubbio meritati.